Celebrazione del 25 aprile, liberazione d'Italia dal nazifascismo. Don Francesco può procedere alla benedizione della colonna d'alloro per tutti i caduti di tutte le guerre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Il cammino della ripresa e della ricostruzione non è mai terminato, perché libertà, pace e giustizia sociale sono beni da difendere e promuovere giorno per giorno. Con questa consapevolezza, mentre rendiamo grazie per il recupero di questi valori inestimabili, rinnoviamo il nostro impegno per l'affermazione dei diritti dell'uomo e di ogni uomo e invochiamo il Cristo Salvatore perché ci doni una coscienza vigile nell'adempimento del nostro dovere di cittadini e di cristiani. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aperto lo trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Poi arrotolò il libro, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». Parola del Signore. Uniamo le nostre voci in una sola preghiera perché nella luce della Pasqua si realizzi l'ardente attesa di un mondo rinnovato nella verità, nella giustizia e nell'amore. Ripetiamo insieme: da libertà e pace ai nostri giorni, o Signore. Da libertà e pace ai nostri giorni, o Signore. Dio giusto e misericordioso, conferma in noi la fede nella vittoria del Cristo sul peccato e sulla morte, perché non ci arrendiamo mai alle forze del male. Noi ti preghiamo. Da libertà e pace ai nostri giorni, o Signore. Fa che le immense risorse della terra e dell'ingegno umano non siano disperse negli sprechi e nelle armi di distruzione e morte, ma utilizzate per sollevare le moltitudini che gemono nella miseria e nella fame. Noi ti preghiamo.
da libertà e pace ai nostri giorni, o Signore. Tocca il cuore di pietra di coloro che in ogni parte del mondo opprimono, vendono, uccidono i propri fratelli. Accogli nella Santa Gerusalemme le vittime innocenti di tutte le stragi e tutti i caduti per la causa della libertà e della giustizia. Noi ti preghiamo, da libertà e pace ai nostri giorni, o Signore. Fa che la pace e i giovani camminino insieme, perché il volto giovane della pace e il volto pacifico dei giovani siano garanzia di un sicuro domani per l'umanità. Noi ti preghiamo, aiutaci a non nominare in vano il nome della pace, per esserne promotori e testimoni con gesti concreti e coerenti nella quotidianità della vita. Noi ti preghiamo, da libertà e pace ai nostri giorni, o Signore. Tu, che nel patriarca Abramo hai benedetto tutte le nazioni della terra, fa che quanti ti riconoscono creatore e Signore formino una sola famiglia. Noi ti preghiamo, da libertà e pace ai nostri giorni, o Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Preghiamo. Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra. Per tuo dono è germogliata in Cristo la libertà dei tuoi figli nei solchi della pazienza e del sacrificio. Tu vuoi che gli uomini del nostro tempo mettano al centro della vita familiare e sociale il comandamento dell'amore e doni loro il tuo spirito, perché liberi da ogni forma di oppressione costruiscano per le generazioni presenti e future un modello nuovo, giusto e fraterno di abitare la terra. Per Cristo nostro Signore. Amen. Cristo nostro Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Grazie a Dio. Deposizione della corona da parte del sindaco ai caduti di tutte le guerre. Tutti attenti! Onore ai caduti! Thank you.
Onori alla bandiera della Repubblica Italiana. Attenti! Presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Palagiano, il signor Cosimo Mellone. Da parte dell'Associazione Combattenti e Forze Armate in congedo, l'Associazione Marinai d'Italia e Carabinieri in pensione, grazie per essere qui presenti il sindaco Domiziano Lasigna con la giunta comunale e il consiglio comunale. Ringraziamo anche tutta la gente che oggi ha voluto stare qui con noi, anche se di mattina, comunque purtroppo bisognava farla di mattina. Un grazie anche alle associazioni di volontariato che hanno voluto presenziare a questa bella manifestazione. Un grazie anche all'Arma dei Carabinieri e ai nostri vigili urbani. Nel 1939, alle 4 del mattino, le truppe tedesche affrontarono la frontiera polacca e due giorni dopo gli Stati, Francia e Regno Unito furono costretti a dichiarare l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943 gli americani sbarcarono in Sicilia e l'Italia fu divisa in due parti, alleati americani nel sud e la Repubblica di Salò, capeggiata da Mussolini, ormai agli ultimi giorni di libertà in Lombardia. L'Italia viene liberata nel 1945 grazie soprattutto agli alleati americani e ai nostri partigiani. Il giorno 25 Milano viene liberata finalmente dalla occupazione dei nazisti e dei fascisti. La popolazione civile di diverse città insorse e con Milano molte città furono liberate. Finalmente il movimento di liberazione, con la solidarietà delle forze armate e della gente comune, si estese in tutta l'Europa. I bambini chiamavano i propri genitori, gli anziani non riuscivano a saltare giù dai vagoni. Mentre era smarrito e pieno di stanchezza, sua madre lo tirò per la giacca e gli gridò: «Nedo, abbracciami, non ci vedremo mai più».
la sua mamma aveva capito tutto. Poi si allontanò nella colonna delle donne e la perse di vista per sempre. La sua mamma andava a morire. Il grande poeta Petrarca, in una delle sue poesie, scrisse: Zefiro torna e il bel tempo rimena. Ci insegna che il cammino dell'uomo moderno ha bisogno oggi, come non mai, di ricordare e di riflettere su quella orrenda pagina della storia. La libertà è il valore decisivo contro la violenza e la dittatura, e dimostra che la solidarietà e la democrazia sono la difesa degli uomini contro le persecuzioni e le sopraffazioni. Ora prende la parola il sindaco del comune di Baragiano, l'avvocato Domiziano Lasegna. È come sempre con grande emozione che mi accingo a prendere la parola in occasioni come queste, occasioni di incontro e di confronto con la nostra amata comunità, occasioni di riflessione. In giorni come questi, così importanti per la storia e per le storie dei piccoli comuni come il nostro, sento ancora di più il peso e l'onore della fascia tricolore che indosso. Sento la responsabilità dell'essere rappresentante di una comunità che ha scelto me come sindaco e continua democraticamente a sostenere i passi del nostro essere comunità attraverso la partecipazione libera e critica. La democrazia, appunto, segreto e ragione del nostro essere società, essenza e radice della nostra identità di cittadini. Siamo cittadini liberi, siamo donne e uomini consapevoli e partecipi proprio perché la storia ci ha tramandato giorni come questo. Non pensiamo al 25 aprile come ad una semplice ricorrenza istituzionale, ad un rituale stanco, un cerimoniale freddo. Il 25 aprile è un giorno di festa e di gioia. È una festa, sì, forse tra le feste più importanti che ci siano, la festa della liberazione, un momento di gioia, quella gioia che vissero le nostre madri, i nostri padri, i nostri nonni, bisnonni, quando l'Italia uscì dall'incubo della dittatura ed un sussulto di dignità fece vibrare il cuore di tutti gli italiani, un grido di libertà percorse l'Italia intera, eravamo finalmente liberi. Quei nostri padri si rimboccarono le maniche, ognuno fece la sua parte e dal sudore e dalla fatica e dall'intelligenza della penna nacquero le piccole e grandi istituzioni d'Italia democratica. Ecco cosa occorrerebbe fare ancora e sempre: rimboccarsi le maniche e con sudore, fatica ed intelligenza costruire le piccole e grandi cose, rifuggendo le liti, le voci, i veleni di chi non è disposto a sudare e a faticare, di chi in fin dei conti non ha l'intelligenza per costruire, ostinandosi dunque a distruggere. Perché così è molto più facile distruggere che costruire, è molto più semplice dividere che unire. Ma noi non smetteremo di desiderare pace, progresso per la nostra città, non smetteremo di smascherare i distruttori sin quando anche loro decideranno di spendere una lacrima di sudore ed un'ora di fatica per il bene della nostra comunità. Così come per il bene dell'intera nazione hanno agito, faticato e sudato quelle donne e quegli uomini che hanno voluto, scritto e difeso la nostra Costituzione, frutto della più nobile fatica partigiana, di quella essenziale rivoluzione risorgimentale, ricordando a tutti sempre, ogni giorno, che la nostra è una Costituzione antifascista. Ho scelto di condividere con voi due pensieri di due uomini che hanno tradotto i valori costituzionali, tramandandoci il senso profondo di quella fatica.
tramandandoci il significato supremo del valore di resistenza, di libertà e di partecipazione. Piero Calamandrei e Norberto Bobbio. Calamandrei, a proposito della nostra Costituzione, afferma: questa non è una carta morta, questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Ovunque sia morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, giovani, col pensiero che lì sia nata la nostra Costituzione. Bobbio invece, a proposito di libertà, dice: dopo 20 anni di regime e dopo 5 anni di guerra eravamo ridiventati uomini, con un volto solo e con un'anima sola. Eravamo di nuovo completamente noi stessi, ci sentivamo di nuovo uomini civili, da oppressi eravamo ridiventati uomini liberi. Quel giorno, amici, abbiamo vissuto una tra le esperienze più belle che all'uomo sia dato di provare, il miracolo della libertà. E allora diamo vita ad una mobilitazione delle coscienze e delle intelligenze, che parta dall'agire quotidiano, dal lavoro culturale, che siamo chiamati a fare ancora con più energia. L'importante è non cadere mai nelle provocazioni, negli attacchi strumentali. Rifiutiamo qualsiasi forma di violenza, rispondiamo con educazione e talvolta, quando necessario, col silenzio a chi tende di infangare e delegittimare. Sarà la storia a raccontare la verità, la nostra verità. La nostra è una battaglia culturale. Le scuole devono essere luoghi dove si coltiva tolleranza, rispetto per le istituzioni, conoscenza della nostra storia e della nostra cultura democratica, collocando sin da subito i più giovani cittadini, i cittadini di domani, nei confini sanciti dalla nostra Costituzione. Non permettiamo mai a nessun individuo, nessun potere e nessuna forma di intimidazione di toglierci il sorriso. La dittatura viveva e vive delle nostre paure, così come il terrorismo, così come ogni forma di violenza. Noi non dobbiamo avere paura, mai. Reagiamo sempre con la coscienza, con la curiosità, con l'approfondimento, ma soprattutto non dobbiamo mai perdere l'amore per la vita, la gioia dello stare insieme, il sentimento di amicizia e di fratellanza. La nostra città è un luogo di vita, di passioni belle. Oggi è un giorno di festa, un giorno in cui celebriamo l'antifascismo, perché liberati da quella dittatura. Ognuno di noi si senta libero dalle paure e dalle tensioni, grazie al coraggio e al sacrificio di quelle partigiane, di quei partigiani. Oggi noi viviamo in un paese libero. Buona festa della liberazione a tutte e a tutti noi. Viva il 25 aprile, viva Palagiano, viva l'Italia. Grazie Sindaco, ringrazio Don Francesco per aver partecipato a questa cerimonia, tutte le associazioni di protezione civile, le associazioni combattentistiche e d'armi, il comandante della stazione dei Carabinieri, l'ispettore Favale della Polizia Municipale, il Consiglio Comunale e la Giunta. Mi lasciate soltanto un pensiero che faccio ogni anno il 25 aprile, di ricordare, ieri Carmine Tancor ha messo un post su Facebook dicendo: è il mio compleanno. Nella notte del 24 aprile del 2004, oggi ricorrono i 20 anni, Carmine veniva colpito da fuoco nemico in quelli di Nasseria. Per liberare quel popolo da una dittatura. Ringraziamo il Signore soprattutto perché Carmine è qui con noi, è presente nella comunità nostra e di Mottola, ma ricordiamo tutti i militari e tutti coloro che per liberare i popoli e in questi scenari
di ultima che ultimamente stiamo vedendo i nostri militari sono presenti, fanno il tutto e il di più affinché quei popoli vengano liberati dalla dittatura. Grazie a tutti, la banda può riprendere il percorso e le associazioni di protezione civile possono lasciare il luogo della cerimonia. L'Associazione Nazionale Marina può lasciare il luogo della cerimonia. A seguire il gonfalone e le autorità. Thank you.